but it's the same because it's we need the artist to be there. Se potete prendere posto, così iniziamo. I have no idea because I'm not using it, but wait for them to enter. Allora, proviamo a iniziare. Buongiorno a tutti. Sono Giovanna Pancheri, corrispondente per l'Europa di Sky TG24. Grazie per l'enorme partecipazione. L'anno prossimo chiederemo una sala più grande, evidentemente, visto che mi dispiace per chi dovrà rimanere in piedi. Questo panel sarà sia in italiano che in inglese, quindi chi avesse bisogno della traduzione può prendere fuori le apposite cuffie. Io inizierei innanzitutto presentandovi le persone con cui discuteremo oggi di immigrazione, a partire da Alessandro Logrande, che è giornalista, scrittore, ha scritto un libro molto bello su questo tema che è La frontiera, quindi, che credo dopo potrete trovare anche in questa sala se volete, in cui ci sono delle testimonianze, tantissime testimonianze dirette di persone che sono arrivate in Italia e in Europa con storie diverse. E Martina Stevis, which is African business correspondent for the Wall Street Journal, a great journalist. We miss her a lot in Brussels, but since 2 years she's doing an incredible job in Africa and not just there to cover migration issue. And Aris Messinis, which is the chief photographer for France Press in Athens, and of course he saw a lot of things in the last year.
As you can see, the title of our panel is Frontiers, Journalists, Photographers, and Authors of the Migration Tragedy. When I was reading it, I was quite surprised because instead of being migration crisis, it was written migration tragedy. And I always think that tragedy has a negative kind of impact because it doesn't give hopes for the future, whereas a crisis can be something that can be overcome. So since it's, you know, the post-lunch panel, and I can imagine that all of you have an incredible lunch in Perugia with this great food, I would like to involve you since the very first beginning to keep you awake a little bit. And I would like to start asking to all of you if you consider what we are living, what we are dealing with right now with migration as a tragedy or as a crisis. Those of you who think that we are confronting a tragedy, please raise your hand. Okay, a few of you. Those of you who are thinking about a crisis, you're not participating a lot. I'm very disappointed. I cannot see all the hands up. I cannot choose a majority like this. So let's try again. Tragedy. Okay. Crisis. Half and half. Here in the panel, we don't know yet. We're going to see. And we're going to see if at the end some of you change your mind on that. And to start, maybe as a broadcasting journalist, I still have these things that images sometimes can be more powerful than 1,000 words. So I would like to start also to understand if you are dealing with a tragedy or with a crisis, showing you some of the magnificent work of Harris here that he picked just for us. Se può farle vedere nello schermo dietro, per favore. Qui potete vedere un naufragio, immagino. All of these pictures are taken in Greece, no? The one that we are seeing right now. I have chosen to show you some pictures from Lesbos that can make you feel and start thinking that this is a tragedy more than a crisis. Yeah. Some of them are very strong, of course. So, Aris, you choose your part already. You think that we are dealing with a tragedy. Can you explain us why? When you live with these people, you live their tragedy, their struggle to survival. You cannot start thinking about the political way or the how they will be welcomed or not and what will be becoming a part of the story, because you have to give this to the people, to the audience. You stop thinking and you become a part of their reality and their daily life. So if you keep covering this story in a daily basis, you start realizing the reality of this tragedy, because you see people dying, you see people suffering, and it's very hard for you then as a human and after as a professional to stop thinking in their way, how they feel and how their mental pain and their physical pain also. Martina, we were discussing a little bit before the panel how much it's difficult to, on one side, report on this story, on the other side, try to keep a distance from it. Is it possible, and can you tell us if there was a single story that touched you the most in this last year while you were covering the migration crisis? A lot of the debate today is about the politics and the policies around what we call the migration crisis or the refugee crisis. And there is a way, by using experts, by using data, by using information, there is a way to be a little detached from that and look at best practice. But when you're on the front line, I've been on the front line, you've been on the front line, Iris has been on the front line,
That's really not a political issue. That is a matter of reality and humanity. You may believe, as an individual, that there's better evidence for allowing fewer refugees in Europe. You may believe that Turkey is a safe place for refugees. You may believe that we should just have open borders. You may have your own opinions about these things. And in that respect, I believe that these are opinions you can leave outside the story. But when it comes down to being confronted with human suffering, that's not really a matter of opinion. That is reality. That is fact. And it will touch a right-wing conservative as much as it touches a bleeding heart left-winger. I don't think it's possible when you're on a beach on Lesbos reporting and a boat capsizes in front of you and someone hands you a baby to help off the boat and out of the sea, it's not possible to not do that. And, you know, a photograph of Iris doing that has made social media erupt, and everyone has seen this picture. But he will tell you, and I will tell you, there is not a single reporter who's reported on the front lines of this crisis who has not picked up a baby, given a lift to a mother who's soaking wet and crying. And it has really nothing to do with whether they're Syrians or Afghans. It doesn't matter whether in the end they will be granted asylum or sent back. That's humanity, and that's what the front line is like. There is a way to be detached, but humanity is first and foremost what we do, and it's a reality that we do need to convey to our audiences. It's not all just numbers. Oh, there's millions coming in, there's not enough money, Germany took 1 million, Italy took 20,000 or whatever. It's not just numbers, it's human stories, and in that humanity is what we trade in, and you really can't leave yourself out of that. E in questo senso è ugualmente importante, ugualmente umano raccontare le storie dirette di queste persone, far capire che tipo di viaggio hanno fatto. Alessandro è una persona che l'ha fatto in modo evidente, chiaro, in questo libro e non solo. E per questo vorrei chiederti, Alessandro, appunto, se c'è una storia che ti ha toccato più di altre e se poi con alcune di queste persone hai continuato comunque anche a mantenere un rapporto nel tempo e stai seguendo quello che è il loro percorso. Che negli da molti anni. E, secondo me la domanda chiave rispetto ai viaggi e poi anche ai naufragi, che sono una componente determinante dei viaggi, come sappiamo dei numeri degli ultimi anni, la domanda chiave che io mi sono posto tante volte è perché uno consapevolmente di poter andare incontro alla morte si imbarca su un barcone stracarico di 500 persone? Questa è la domanda, a mio avviso, chiave. E poiché ho incontrato sempre gente che non stesse sfidando la morte per gioco, per imperizia o per masochismo, insomma, la risposta chiave è che non puoi tornare indietro. I viaggi durano molto prima e partono molto prima della costa turca o della costa libica. E questo mi sembra l'altro dettaglio determinante. Tutto il mio libro parte dalla strage del 3 ottobre 2013, quella davanti all'isola dei Conigli, a 600 metri dall'isola dei Conigli, proprio lì davanti. Erano tutti eritrei. E la prima domanda che mi sono posto è perché sono tutti eritrei e perché poi noi in Italia non parliamo dell'Eritrea pur essendo una nostra ex colonia. E questo è un altro dato su cui riflettere, il passato e quello che sta alle spalle dei viaggi. No? Però credo che la cosa su cui esercitare è che il viaggio incomincia molto molto prima dell'ultimo tratto e questo è un dato che in Europa si tende molto poco a capire. Allora, io non so se sia una tragedia o una crisi, sicuramente sono entrambe le cose, sicuramente siamo di fronte a un esodo, l'esodo è per definizione una massa che di persone, uomini e donne che si mettono in cammino. Compito nostro è appunto quello, come diceva Martina prima, di non soffermarsi unicamente sui numeri, per quanto siano importanti, ma raccontare le storie degli individui, riconoscere i volti e nominare le persone, che è un'operazione essenziale, che spesso, non quasi sempre, non viene fatta. Però c'è anche una domanda essenziale sulle cause che muovono questo è. Qualcosa sta accadendo, no? È esploso il Corno d'Africa, dove c'è una dittatura tremenda in Eritrea e uno stato di anarchia endemico in Somalia, e c'è di fatto una guerra mondiale, anche se non viene nominata come tale, nell'area siriana e irachena, su cui potremo parlare ore, ma sappiamo benissimo. Allora, all'origine c'è tutto questo, e pensare che
che tutto, ecco, che un'area di 28 paesi e 500 milioni di abitanti si affanni a definire che cosa avviene nell'ultimo tratto di mare, e l'unica risposta è quella di srotolare di conseguenza un po' di filo spinato qua e un po' di filo spinato là, mi sembra quantomeno, come dire, un esempio di grossa, enorme, infame miopia collettiva. Anche raccontare questa tragedia senza mai andare a guardare le ragioni della crisi ovviamente rendono un racconto sicuramente monco, anche perché personalmente quest'anno ho coperto per forza di cose 3 attentati nel cuore d'Europa e mi sono sempre detta: se questa cosa diventasse per noi un daily business, una realtà quotidiana, probabilmente tutti noi prenderemo i nostri figli, le cose che abbiamo a casa, e cercheremo di scappare dalla Francia, certo, dal Belgio, per andare in altri paesi. Quindi è ovvio che andare a vedere le ragioni dietro è molto importante. But there is something, looking at what is happening in the last year, that always struck me about Greece especially. You know, in Italy we are confronting the migration crisis since years. We know about these flows coming from Northern Africa. We had this tragedy in Lampedusa in 2013 that Alessandro was recalling before. But and the Syrian war is there since years. So why, according to you, being a Greek and reporting in Greece, suddenly, starting from last summer, this phenomenon explodes? Why? It was about time to explode. After what we see in Syria the last 4 or 5 years, these people, they have to go somewhere. As most of us we know, Turkey is not a safe country for them. Many of them, most of them, they lived in Turkey for more than a year in camps and in very difficult conditions. So they decide, when they saw a way, to try to cross to a safer place. We are talking about the survival instinct of the humans, okay? It's not about you don't need to think a lot. It's the instinct of everybody. So they found a way, easier way than the way from Italy through Libya, because the distance is closer, and they tried their luck. Now, with the closed borders, they will find another way. This cannot stop. If we want to stop it, let's try to stop the war. So there is not no matter what agreement we do with Turkey or with anybody to stop these people of try to survive. They will find another way, through Italy, through Albania, through Bulgaria, through whatever. But they will keep coming or going somewhere safer. Indeed, Martina, I would like to ask you, linking to what Aris was saying, what do you think about the kind of political solution that Europe is putting on the table right now? If they will have, at the end, a positive outcome, Aris thinks not, that's clear. And also, you know, you work a lot in Africa. Do you think there is a difference between the flows coming from Africa and the one coming from Syria and Iraq? In terms of policy solutions, I think what Ari said is critical. People, and I think Alessandro made the same point, and you made the same point, people will flee. And we in Europe have a very strange view of what safe passage means and what safety means. Not being bombed on a daily basis is not life. Sitting somewhere with your family without the ability to work, without the ability to educate your children, without the ability to have a future, that is not safety. And the reason I'm saying this is the European Union agreement, as far as I understand it, with Turkey, has to do with keeping people safe, which is questionable. We're not certain yet, and there are definitely allegations that refugees are not safe in Turkey. That remains to be seen. But what kind of future do they have? And it is exactly that future. A lot of these people, especially the Syrians, hope to return home one day. A lot of these people, Iraqis or Afghans, they've seen their countries destroyed over decades. Frankly, they're never going home. And they don't consider Turkey a place where they can build a life. Now, in my view,
Not everyone can just move to Germany and start a life. That's not sustainable. It's not sustainable for Germany. It's not a sustainable solution. However, shipping people back to Turkey is not going to stop people from trying to come to Europe. Why? Because life's better there. Italians left this country to make a better life in the US. Greeks left their country to make a better life in Australia. And there weren't wars, there was just poverty. So add to poverty and lack of opportunity a war, be that from your own government or the Islamic State or factions within your country. And then think about hostility and think about the values that we're supposedly harboring in Europe and the things that we can offer to them or could offer to them once. And you can see why people prefer to come to Europe. You know, I mean, it's not rocket science. And I think what Ari said is critical. People will always find alternative routes. The movement of people has happened forever. Italians know this, Greeks know this, Americans know this, Brits know this. Everyone has always moved because of natural disasters, because of wars, to seek a better life. And with the assistance of smugglers, they're going to keep finding new routes. Already we're seeing the route to Italy rekindling. One big problem I've seen over my career, I wrote my first story on migration in 2010, and it was on Greece. Then in 2013 it was Italy, then it was back to Greece. Our countries in the southern borders of Europe have failed to coordinate and demand together some help and some solutions from the European Union, and the reason is this. When Greece is screwed, Italy is not. When Italy's screwed, Greece is not. So we are never aligned. But the reality is, inevitably, perennially, our countries are in those borders, and unless they coordinate to get the assistance and offer the assistance that they should, it will just go between the two, and potentially Spain. In terms of Africa, listen, the conditions of African migrants are infinitely worse. There is no doubt. They just don't look like us. And that's why people don't care. And that's a reality no one wants to talk about. You want to talk about migrant tragedy and refugees? Look at South Sudan. Look at the internally displaced people's camps and refugee camps in Africa. And I will tell you, they are far worse than anything you've seen from what's happening in the camps in Greece or the camps in Italy or in Europe. But Syrians look a little more like us, and some of them speak English, and some of them are better educated, so they're more relatable. Africans, you know, they're far away, and who really cares? And they've always had problems until Eritrea. Until Eritrean refugees started coming to Italy and other countries in large numbers, or Somalis, and then people were like, oh, wait, it's really terrible there, isn't it? Can you just keep them there? So you're looking at places like Dadaab refugee camp, which has 350,000 people. It's the world's biggest refugee camp and one of the oldest. And there's Somalis who were born there and they'll have children there. Is that the sort of future we imagine for a humanitarian network around the world? Is that what we would like to do with the Syrians? Oh, just take them somewhere, put them somewhere. They can have children there. They can be refugees forever, just as long as they're not in our backyard. It is an existential crisis for Europe. It's a crisis of values. So, you know, I look at a comparison between Africa and Europe, and I see very much, really, what Europe is aiming for. Pen people in somewhere far away so they don't bother us. You are raising a lot of points here, but actually, I would like to get back to two things you were saying before. The fact there are some of them coming, and you know that if they had the possibility, they will come back to their own country. Some other one that you know that they will stay in Europe no matter what. E noi sappiamo molto poco in realtà dell'universo dei trafficanti, al di là di quello che emerge dalla storia di chi viaggia, però ovviamente chi viaggia ha una percezione dal basso di che cosa si sta organizzando, anche perché è difficile per l'Europa e per l'Italia in particolare accedere a delle rogatorie internazionali, cioè fare inchieste dall'altra parte del Mediterraneo. Qualcosa è stato fatto con l'Egitto, anche se la cooperazione giudiziaria con l'Egitto sappiamo non essere facilissima, anche per altre vicende più note,
E ovviamente è del tutto impossibile pensare di aprire dei processi con dei capoclan in Libia oggi, no? E quindi sappiamo molto poco, però mi pare del tutto evidente, ecco, io ho un dato che, questo l'ho scoperto quando sono andato a Catania, perché nell'operazione Mare Nostrum risultava questo dato ufficiale di 180 scafisti fermati. Quando sono andato a Catania mi sono reso conto che nella sola città di Catania c'erano, di questi scafisti, 30 erano baby scafisti, erano minori di 15 anni. E per l'arco erano gli unici fermati, perché poi gli adulti patteggiavano e tornavano indietro. La prima domanda che mi sono fatto è: come è fatto un baby scafista? No? Cioè, che cos'è un baby scafista? Ed erano ragazzi di bordo, cioè ognuno aveva una storia particolarissima, o si era imbarcato senza dire niente ai genitori, o magari era stato lo stesso genitore a contrattare con chi conduceva la barca, portalo in Italia gratis, ti darà una mano durante il viaggio. E questo per dire che poi la base di quello che definiamo come fenomeno noi trafficanti è fatto anche di questo, è fatto anche di pescatori che hanno incominciato ad arrotondare facendo quello e poi magari l'hanno fatto strutturalmente. Ovviamente questo parliamo di chi va in mare, sulla base di quello poi alle spalle si sono creati dei potenti clan che hanno governato i guadagni e credo che abbiano anche una capacità di organizzazione dei viaggi via via più organizzata. E tutto questo però ovviamente è un prodotto del, ripeto, delle nostre politiche di respingimento. Volevo dire un ulteriore dettaglio, volevo aggiungere un dettaglio a quello che diceva Martina prima, con cui sono molto d'accordo. E nel mio libro ho incontrato molti eritrei residenti in Italia. È vero, gli eritrei in gran parte vengono in Europa per restarci, però ho incontrato anche ragazzi 20-30 anni impegnati nell'opposizione eritrea in esilio contro il regime di Isaias Afewerki. Questo mi sembra un dato molto importante, perché noi spesso tendiamo a identificare gli uomini e le donne che partono, quando va bene, con la categoria di vittima o di profugo, cioè quasi una categoria di passiva, silente, di uno che attraversa la fame, la morte, la sofferenza ed è muto, sua natura è silente. Invece c'è una parte non proprio così marginale, anche ad esempio dell'emigrazione eritrea in Italia, in Europa, fortemente politicizzata e laicamente politicizzata nella diaspora. E il loro obiettivo è quello di una soluzione democratica alla dittatura. Questo mi sembra un dato molto importante da sottolineare, perché spesso diamo per scontato che tra lì e qui ci sia una cetta, come dire, un fossato radicale. Invece non è mai così. Uno, perché la comunicazione dei social network è fortissima. Tutte queste storie di viaggio hanno alle spalle una comunicazione fortissima tramite social network, tra chi è partito, chi è già arrivato, chi deve ancora partire. E in secondo luogo, per gli esodi che hanno gli esodi dalla dittatura, dalla guerra, mi sembra che una componente determinante di chi è arrivato, l'attenzione verso quello che succede lì è molto forte, che può essere sia un'attenzione del tipo guardo le notizie su Al Jazeera, che cosa è successo in Siria, appunto che cosa sta succedendo in Africa, ma a volte anche un'attenzione più politica nello sperare di tornare nei propri paesi, ovviamente purché siano radicalmente mutati. Questo pone una questione secondo me enorme, no? Lo poneva anche Aris prima, cioè è chiaro che l'espressione quella rimandiamoli indietro è priva di senso, anche quella aiutiamoli a casa loro è del tutto priva di senso se la casa loro coincide con un paese distrutto o con una dittatura, ma l'idea di fare attenzione a chi nell'esodo lavora, riflette, si organizza per una trasformazione radicale politica nei paesi di partenza, mi sembra un'altra cosa invece più importante. Assolutamente. Poi, se posso aggiungere, a volte c'è anche chi nel viaggio acquisisce delle best practice. A me personalmente è capitato a Calais di incontrare queste persone che si lamentavano per questo gruppo di trafficanti apparentemente molto forte nella giungla, che proponeva di andare in Inghilterra, che erano afghani con passaporto italiano, quindi persone che avevano fatto il viaggio che poi si erano loro stessi trasformati in trafficanti, avevano capito il business che potenzialmente c'era in un'esperienza che hanno vissuto loro in prima persona. Talking about differences on the way of reporting, if in Greece, in Italy, if it's a Syrian refugee, if it's an Eritrean refugee, I think that there is a things that always stay the same. You were touching it a little bit before, Martina. The fact that this argument, this issue, migration, it develops a lot of different sentiment also on the web. You know, it's one kind of things
I never had so many haters on the internet, you know, as I do talking about migration. So how much, according to you, the crisis of the last year help the far-right movement to rise around Europe? I think this is probably something that you're more expert to discuss than myself. One of the reasons I was very keen to leave my posting in Europe and to go somewhere else to report was really because I found the rise of the far right and the change in discourse and the hardening of emotions among people who aren't far right, who are just people like you, like me, who are worried about resources, they're worried about their kids' education, they're worried about how their government spends money. It became really oppressive, and Europe started becoming something I didn't like. And quite frankly, I felt that reporting from Africa, I could almost make a bigger impact. But clearly, there is an immense amount of political opportunism around the difficulty with handling the influx of refugees and migrants. The political opportunism, I would say, is not only coming from the far right, it's also coming from the far left. There are no angels in this. People who see things that are happening, they see a crisis, and they want to make gains from it. So, of course, we see a lot of hate speech, and unfortunately, that is very resonant with a lot of very ordinary Europeans, especially, as studies show, white, working class, unemployed, slightly older men. They find the far-right narrative around migration and refugees very appealing because they're unhappy, because our continent has gone through a massive financial crisis that's created a lot of victims who would rather hate someone else than hate their own government or direct their anger in some constructive way. But frankly, the far left has capitalized on it just as much. Potentially, the far left has not been as violent, but they're also trying to make political gains. So I think it's part of our job to cast a light on both these phenomena and the way any form of crisis, and this one as well as the security crisis that is unfolding in Europe at the moment, is being used for politics. And of course, these questions are political. There are political issues, and people do make some decisions where they stand on these issues based on their value system and their personal beliefs, and governments will respond to whatever they feel the population wants to hear. But I think as journalists, and God willing, like politicians should have a similar higher altitude attitude to the situation, we should be able to rise above these sentiments. And one of the saddest things to observe in Europe over the last year from where I live now in Kenya has been how quickly mass media, politicians, mainstream politicians, governing politicians have started adopting the language of hatred that was bred in the far right. So I think we all must be very vigilant, and there has never been a more important time as journalists to be fair and to be honest and to tell the truth. It is so necessary, but also as citizens, of course, we have a huge responsibility too, to look for the real facts and to look very deeply inside us as voters, as political people, as individuals who enjoy democracies, as you were saying, that others don't, and really make a stance. And stand, you know, I hate everyone's talking about pragmatism these days. Oh yes, we have these values about freedom and humanitarianism and protection, but we have to be very realistic. You know, realism is pretty much what kills values. Realistically, there's money around to help more people out of crisis zones. There are many different ways. There are tons of experts out there who would advise our governments on how to better deal with the refugee crisis. This is not about budgets, and it's not about the financial or spatial capacity of the European Union. This is about values, and there's never been a more important time to reflect on those, in my opinion. I would say that if there was a turning point when people start to look at this situation not just as a political issue, but as a human issue, it was this summer when a picture was shown. Tutti conoscete questa foto, no? Sapete di cosa stiamo parlando? C'è qualcuno di voi che non la conosce? No. Questo, sapete la foto di Elan, un bambino che è stato ritrovato morto sulle spiagge della Turchia. So this is a typical example of how much can do a picture, Aris.
You, in your personal experience as a photographer in the last year, you were telling me before you took a lot of pictures like that. But why, according to you, this one was particularly important? First of all, I would like to say that this picture is the proof of the power of the image. This picture makes the difference because it was the first that came out to the public. That's why all of us have in our mind this picture. I'm not sure if an image can change the world or. I'm not sure if one picture can change something, but at least it can somehow wake up our way of thinking. It's also another, my personal opinion is that it's a political way of showing something. We saw many pictures of dead children, drowned children or dead people outside Europe. But we don't see many images inside Europe, which are more, maybe, sometimes. This is something that we need to keep in our mind and maybe have another opportunity to discuss somewhere. Assolutamente vero, in Italia, ma in Europa in generale, siamo abituati meno a vedere foto di questo tipo, no? Parliamo del numero dei morti, Alessandro, ma raramente facciamo vedere magari le bare, però i corpi è una cosa che per il nostro comune pudore tendiamo a non mostrare. Eppure questa foto ha avuto inevitabilmente un'importanza molto grande, anche in come poi la politica ha reagito nelle decisioni che ne sono susseguite, indipendentemente da se hanno funzionato o meno. E qui torniamo all'importanza, se vogliamo, di chi fa un lavoro sul campo, su questo giornalistico. E così come sono importanti le immagini, sono anche importanti le parole. Nella mia redazione ci troviamo spesso a discutere. Bisogna chiamarle migranti, bisogna chiamarle rifugiati. Vorrei sapere la tua opinione su questo, se è importante comunque mantenere una differenza o no. Beh, migranti e rifugiati sono due parole politicamente corrette, questo va detto, cioè nel senso ce ne sono altre, molte più gravi, che sono diventate merce comune in Europa, soprattutto in Italia, perché noi parliamo di estrema destra negli altri paesi europei, ma non dobbiamo dimenticarci di quello che diceva una forza di governo fino a pochi anni fa. Non Alba Dorata, insomma una forza che era nel governo, che è stata molti anni al governo in Italia. È ovvio che c'è chi scappa per motivi, perché scappa da guerre e da dittature, ed è ovvio che c'è chi scappa per motivi economici. Io credo che però sia molto difficile separare le persone con l'accetta, separare le condizioni dei viaggi con l'accetta e far discendere da questo un modo di agire per l'Europa. Quell'idea che sta passando ora è un po' del tipo accogliamo solo i siriani e rimandiamo indietro gli altri. Addirittura si è cercato di applicare in Macedonia, dove come sapete è stato eretto un muro nei confronti della Grecia, una misura per cui si cercava di individuare la città di provenienza all'interno della Siria, dicendo vabbè, se vieni da Damasco ti rimandiamo indietro, se vieni da Homs ti accogliamo. Mi sembra un modo di procedere che comunque fa cazzotti con la legislazione europea, cioè con le idee che abbiamo in Europa, fa cazzotti anche con l'articolo, per quanto riguarda l'Italia, con l'articolo 10 della nostra Costituzione, che viene spesso dimenticato e che obbliga, non è una questione caritatevole, insomma, che obbliga a dare protezione a chi proviene in Italia da paesi che non hanno, che non garantiscono i diritti civili e politici del suddetto testo, cioè la medesima Costituzione della Repubblica Italiana. Questo è un pronunciamento molto forte. Ma soprattutto la richiesta d'asilo è un'operazione individuale ed è questo quello che si sta perdendo in questo momento. Cioè io posso richiedere asilo politico individualmente, magari anche se vengo dalla Turchia. Cioè, io sono un curdo turco, posso chiedere asilo politico a un paese europeo, anche se vengo da quello stesso paese con cui l'Europa sta firmando degli accordi di riammissione, di respingimento, oppure posso chiedere
asilo politico perché appartengo ad una minoranza religiosa o perché mi sento parte di una minoranza sessuale non particolarmente garantita. Ecco, questa idea che i diritti abbiano a che fare con la sfera individuale e che quindi possono essere esercitati e riconosciuti in una dimensione individuale, si sta invece perdendo, cioè stiamo ragionando per gruppi, per dimensioni collettive ed è sempre preoccupante. Preoccupante quando questo viene fatto. Volevo dire un'altra cosa rispetto al fare allo scrivere delle storie e allo scattare foto o allo scrivere un libro. Volevo dire due cose brevemente. La prima, anche io mi sono ho avuto modo di vedere quasi subito il video che riprendeva il barcone inabissato della strage di Lampedusa del 3 ottobre, girato dalla guardia costiera, erano scesi giù per recuperare i corpi dalle stive. Ed erano immagini molto forti, molto dure, e mi sono posto a lungo la questione morale, come scrivere tutto questo, come premesso che ovviamente se fai un libro non allegherai un DVD con le immagini, ma lo stai riscrivendo, è un'azione soggettiva quello dello scrivere, ma anche lo scattare foto, ovviamente, o il fare film è un'azione soggettiva, quelle erano immagini... Ci sono molte descrizioni di video nel tuo libro. Comunque. Sì, no. Ecco, no, infatti l'incipit del mio libro è la revisione, possiamo dire così, di quelle immagini che avevo visto. Credo che il problema non è farle vedere con la scrittura o non farle vedere, ma il problema è come scrivi, in che modo e che cosa racconterai. E ovviamente credo che ci siano grandi esempi nella letteratura di scrittura senza fronzoli che va all'oggettivo. Insomma, tutto sommato è stato possibile continuare a scrivere dopo Auschwitz e sono usciti grandi libri e anche grandi film. L'ultimo film di Laszlo Nemes sul figlio di Saul mi sembra uno straordinario esempio di come si possano tuttora filmare o rievocare le camere a gas e quindi... Ovviamente non voglio porre nessun parallelo tra l'Olocausto e la cosa, sto proponendo semplicemente una riflessione sul grado assoluto. E diversa è la questione, e questa forse è una domanda a mio avviso interessante che rivolgo anche agli altri. Io mi sono posto tante volte la domanda: qual è il momento giusto per fare un'intervista? O meglio, intervista forse è una parola riduttiva, qual è il momento giusto per chiedere a una persona che ha viaggiato della sua vita? E mi sono reso conto che era più giusto farlo a una certa distanza dal viaggio. Mi rendo conto che la cronaca e la necessità della cronaca ha dei tempi velocissimi. Però questa era una riflessione letteraria che facevo. Forse è bene creare un momento di sospensione dopo un po' di tempo, soprattutto quando le persone con cui hai a che fare sono magari sopravvissute in un naufragio in cui hanno perso un figlio o una moglie. La questione del pudore e del rispetto mi sembrano determinanti in questo caso, e per cui tutte le molte storie che sono finite nel libro, anche molte storie che mi hanno segnato, sono storie di vita raccolte molto tempo, un bel po' di tempo dopo quegli eventi, e magari non solo in un incontro, ma in molti incontri che a sua volta, come dire, non sai quando iniziano, cioè sai quando iniziano, ma non sai quando finiscono. E questo, per tornare alla tua precedente, alla domanda da cui siamo partiti, mi sono reso conto che molte volte il concetto di giusta distanza va a farsi benedire quando appunto ci sono poi dei rapporti che diventano molto stretti e che diventano anche di amicizia. Martina, I just want to go back to this picture, but more in general, to how much in this particular story our work reporting can actually influence public opinion and then also politics. According to you, in the particular crisis of migration, is this happening or not? I think it happens and then it evaporates. So, you know, everyone had a moment of extreme outpouring of care for the plight of refugees when this image came up. Where's that now? Does that influence policy or politics? Not really. You know, this happened. Addis has taken another 20 photos like this in Greece. Well, that was very nice of him. But what I'm trying to say is, and I really appreciate what Alessandro has said about distance and about depth of narratives and about staying with these people and not being in their face. However, you know, some of us
unfortunately are not talented enough to write books, and we trade in journalism and the news, and we have to be there, and it's tough and it's rough when people have just drowned, people have lost loved ones, people are traumatized, and it is critical that they are given a voice. And it is idealistic perhaps, but it is what we do to give voice to the voiceless and let them, let their tragedy and let their struggle be printed as much as possible in that very moment. Almost, not necessarily because it's going to shock you guys in any long-term way. Maybe you will be affected forever by this image. Maybe you'll be affected for a day and then you'll forget about it. But almost so that history is recorded, that we did take those photographs and we did do these interviews and we knew. And our politicians knew. And what did we do about it? And that's the only way of remembering and recording things in a way that's permanent. We do have an incredible amount of responsibility to the story. We have to be fair, we have to be honest, and fortunately, sometimes we have to be extremely intrusive and be in people's faces when they're feeling the worst they'll ever live. What the impact of that is difficult. For example, this story has been going on for so long now that you're no longer finding ways to shock. We've seen it all. We've seen dead babies. We've seen dead pregnant women. We've seen people amputated. We've written their words. We've given their stories to the world in so many languages, in English, in Greek, in Italian, everyone. You cannot blame the journalists for once for not recording the story. We are doing our job. And now we're confronted with a different problem. People are used to it. They're now immunized. This is common. This happens every day. It becomes part of our reality. Therefore, it becomes part of our politics. So whatever massive impact or disruption this image caused last summer, it's kind of evaporated now. How do we find new ways of telling these stories that shock again, that remind again that this is still there, that make us jump, that jolt politicians to action because we can no longer take it? I don't know. This is the struggle that people like Iris and Giovanna and me deal with every day. We try as journalists to find new stories to tell the old stories and new ways to tell the old stories that are not only old, but they're still going on, to reignite interest. And this is the challenge for our profession. When a tragedy becomes so banal and so common, how do we tell it again and differently so it stops being banal, so it becomes again shocking to spur some action? I don't know. I'm still looking for the answer. I think the answer is difficult, but maybe when you pass, from just telling a report and the normal public opinion impact to someone that takes these things to use it in his leadership, as for once Germany has done, you know, then you can see concrete effect. Because I think no one of us would expect 1 year and a half ago, while we were reporting on Greek crisis, for instance, to see a bunch of German people clapping while refugee trains or bus were entering into the country, you know? And this is, I think, is a consequence if you have a leader that take the leadership in a certain sense and try to tell you this is the way. But to do that, you need a lot of courage, a political courage as well. But we are going to, at the end of our discussion, with the last question to ask, because I would like to have a proper Q&A session with you, since you are all here and you are still standing. I'm very impressed by that. So I would like to give you the floor a little bit for that. But just to conclude, there are a lot of things why you start to cover this kind of story that touch you. There are some things that stays more on you. One very peculiar thing that I always find, no matter where I was, if I was in Greece or in Italy or in Calais or Dunkerque reporting, is the fact, especially on men, I always remark that once they arrive in Europe at one point, they want to look good. I can see, in my mind, the images of Barber improvised in Idomeni, in Calais. Well, this is something for me personally, that was always touching me a lot. As a photographer, there is something that you always find, when you do your report in different migrants, also if they come from different kind of culture that touch you. There are, especially in this story, there are a thousand things that can touch you. But what you call about the barber, for example, I cannot,
I show deep respect to these people because in all these bad circumstances and this in this habit they live and the bad conditions, the weather or what the treatment, they try somehow to keep their life like it was in the past when they were living in a peaceful in their peaceful country. So only the only thing I can see I can feel for them is a deep respect, and sometimes this is what I have to record and show to the public, because they are also humans instead of their except their struggle for survival, as we say, they still try to be normal people, and this is something that touches me and trying to show to try to capture and show to the people. Thank you to all of you. So, please, don't be shy. Potete fare le vostre domande in italiano o in inglese. Ok? Lui è stato il primo, quindi... Non so se c'è un microfono o... Scusa. Faccio la domanda in italiano magari per non sbagliare termini. Sì, posso chiedervi soltanto se vi presentate, se dite sì. A chi volete fare la vostra domanda. Grazie. Mi chiamo Andrea e vorrei porre la domanda in particolare ad Alessandro. Vorrei sapere, vorrei un parere sul patto fra l'Europa e la Turchia, sullo scambio di esseri umani e fondamentalmente vorrei sapere in questo contesto qual è la differenza tra l'Europa e un qualunque altro trafficante di esseri umani che rimandano esseri umani in Turchia, che è una zona non sicura. Le raccogliamo o rispondo sì. Subito? Yeah, maybe it's better we collect them. Ce ne sono altre? Ecco, c'era... Allora, sono Erika e volevo porre sempre una domanda ad Alessandro. Premettendo che sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso e che quindi è un problema umano che prescinde dalla politica, dalla nazionalità dei migranti e dal motivo per cui si richiede asilo, che sia economico o che sia per motivi insomma di guerra e di conflitti, mi rendo conto, lavorando e partecipando attivamente con delle associazioni di accoglienza immigrati a livello locale, che se quella dei migranti è una tragedia, la crisi è nell'ambito dell'accoglienza. Prima si è parlato di mafizzazione dei trafficanti, del sistema insomma di trasporto e di traffici, che però è evidente anche a livello di gestione dell'accoglienza e dello smistamento di queste persone sul territorio europeo. Come effettivamente si può affrontare, per quanto sia un problema umano a livello pratico, un problema del genere? Non semplice, bocca al lupo Alessandro. C'era qualcun altro? Sì. Hello, my question is for Aris and Martina. What do you think we should do in order to fix this as Europeans? Very simple. There was a... over there. Lì, ecco. Hi, Giordano Cosso, the team who set up Open Migration, which is a data journalism platform producing infographics about the refugee crisis. My question starts from the last point you touched about the impact of the work we do, especially to Martina and Giovanna. I mean, if all that we've been talking about and all the work that we've been doing, quite iconic in some cases, quite shocking, etc., hasn't helped change really the general perception of the public, really global opinion, etc., what other types of storytelling forms can we think of that which can have a larger impact? This is a question really for whoever does this this job and in this field. Thank you. Okay, maybe we can start with this, password, and then in case we go back, if there is still time. Alessandra.
Allora, rapidamente sulla domanda dell'accoglienza, due cose molto rapide, anche se come sai è un discorso che richiederebbe molto tempo. A livello europeo ovviamente c'è un grosso scoglio e la mancata ridefinizione del cosiddetto regolamento di Dublino, cioè il fatto che ci sia un regolamento che vincola la richiesta d'asilo al paese in cui, il primo paese europeo in cui si mette piede, di fatto questo scarica tutto verso l'Italia e verso la Grecia, come è stato in questi anni. La risposta, come sappiamo, è stata quella di lasciare le persone libere di andare, motivo per cui poi si sono alzati dei muri e sostanzialmente la posizione dell'Austria di voler bloccare la frontiera del Brennero nasce da questo. Però mi rendo conto che in questa lotta tra paesi europei, almeno da giugno ad ora, ed è quasi un anno, non è stato affrontato di petto la questione del superamento del regolamento di Dublino, la possibilità di varare la richiesta su scala europea. E questa è una questione generale. Rispetto alla questione invece dell'accoglienza più organizzata, è chiaro che siamo andati verso un modello strutturale, non da ora, negli ultimi 20 anni direi, fin dall'emergenza albanese, siamo andati verso un modello di grandi centri, sia che siano centri di accoglienza, sia che siano centri di espulsione. Questa gestione burocratica si è dimostrata largamente fallimentare, è perché è disumanizzante e anche come aumento dei costi, ora al di là delle derive criminali che sappiamo, anche col processo mafia capitale. Mi sembra però evidente che accanto a questo ci sia stata, di fatto, soprattutto nei progetti SPRAR relativi ai rifugiati, ci siano stati tanti esempi di accoglienza territoriale anche in piccoli gruppi, in piccoli centri, che poi magari hanno favorito anche un reale avviamento al lavoro, un'integrazione nella società. E questo mi sembra che sia accaduto sia al nord che al sud in relazione all'Italia. Ovviamente come sapete c'è la storia di Riace, che del sindaco di Riace di questi giorni costituisce una storia molto positiva, ma non è accaduto solamente là, è accaduto in altri posti. Sugli accordi con la Turchia ci sono due paradossi in questo. Il primo è appunto quello di fare un accordo di cui non si capiscono neanche bene quali siano i contenuti e lo scambio con la Turchia, ma che mira a rimandare indietro delle persone in un paese, la Turchia, il cui processo d'adesione all'Europa era stato peraltro bloccato perché non venivano garantiti uno standard di giustizia e di garanzia dei diritti umani, al di là ora della questione curda, che costituisce poi un altro grave problema. Quindi è chiaro che alle spalle di quel accordo vi siano parecchi buchi neri. La mia impressione è che ci saranno molti ricorsi alla Corte di Strasburgo e verranno vinti da chi li avanzerà. To our friend, what we can do to stop this? Yeah. So. $1 million question. First of all, we can show our real European ideas, because we start losing it now that we face the problem. As civilians, we cannot do many things. We cannot, maybe need to be a too massive action of civilians around Europe. But as politicians, our leadership, maybe they can start doing European summits of how to stop a war than how to stop the arrivals of these refugees or migrants. This is my opinion. I'll just tackle the storytelling issue first, if that's okay. I mean, actually, there has been, to be fair, there has been a lot of innovation in our field in the last few years in dealing specifically with the refugee and migration issue. We have seen some spectacular documentary making, some amazing sort of data that's been visualized and put together in ways that sing, that really tell a story, not just for recent years, but also historical data about population movement that really help us visualize and understand what the story's about. We've done very traditional things like interviews and straight photography. We have used our websites and our social media to package these stories in ways that are more evocative, that keep the interest of the reader. So there has been innovation, and I think my despair is that even
investment from talented individuals in our field and in actual cash terms from news organizations has not led to a massive revolution of conscience. For me, being exposed to this kind of level of storytelling and information should have most European citizens pulling their hair out and voting governments down because they're not doing more to assist in a humanitarian manner, irrespective of whether they're concerned about impact on their community specifically or their infrastructure. Now, that was my question. How do we tell these stories again in a different way that grabs people by the lapel and tells them you cannot ignore this? I'm not sure. We need to keep looking. But again, in this, potentially we're not going to reinvent the wheel. The stories are extremely powerful. But I think the sustained investment of talent and money and time on these stories, rather than forgetting about them, is the first place to start. Maximizing the use, for example, I'm sure many of you will be familiar with a website called Syria Deeply that's just launched a new outfit called Refugees Deeply. So you see a lot of vertical reporting going down deeply, deeply into one issue. I think that's positive. I think there's a lot of appetite for these stories out there. And I think what's most critical is to use all these tools to keep reminding readers, be there young people like you guys or older people, about how the refugees and the migrants are very similar to them. And, you know, a lot of things that we share help in that. Parents, so, you know, telling the story through children. Your kid paints, that draws these pictures at night of balloons and happy families. The Syrian kid draws pictures of bombs and blood. You know, things that we all share in common in our humanity are very important as axes of storytelling to keep the story going. So that's more of the industry chat. I mean, what do we do about this? I don't know, man. Like, that's way, like, well above my pay grade. I think what I would say as a final remark regarding any way forward, of course there's no solution to this. It's going to keep happening. The question is improvements at the margins. And I think I'll just go back to this idea of values and laws. We, as a European Union, are going through a crisis of values, but also a legal crisis. We are throwing out regulations and legislations that collectively we created. You spoke about the Italian Constitution. And we're just ignoring all that because of pragmatism. And I think any way forward, for our sake, but also for the sake of the people who are desperately seeking our help, has to be carved out along the rules that we have put together as a community that has grown with a lot of difficulty over many decades. We stand for something, supposedly. We're supposed to stand for something as Europe. People used to look up to Europe for values and for laws. And that's the only thing we have to defend ourselves, is just that, our values. So, yeah, I don't know if there's any other solutions other than to stick to what we've agreed we all stand for. Prima di rispondere, ecco, volevo vedere se c'era un'altra domanda. Io ti risponderò alla fine di tutto. E non so se c'è un microfono per la ragazza. Aspetta, perché credo che per la traduzione ci sia bisogno che tu parli al microfono. Perché siamo già alle due e qui al festival sono molto, cioè abbiamo già speso la nostra ora insieme e qui al festival sono molto severi, quindi cerchiamo di rimanere nei tempi. Sì. Grazie. Fino a un'ora fa io mi chiedevo, anzi stavo pensando da diverso tempo, che i nostri figli e i figli dei nostri figli si chiederanno un giorno come abbiamo potuto lasciare che questo succeda. Ma dopo che Matina ha sottolineato la crisi dei valori a cui stiamo assistendo, che oggettivamente c'è, la domanda è un'altra. I nostri figli e i figli dei nostri figli si scandalizzeranno per quello che stiamo permettendo che succeda? Grazie. Quindi la fai a Matina questa domanda? No, I'll be very brief. I mean, that's exactly what I'm talking about. And that's exactly, you know, it's funny, we get criticized about our values. And of course, we don't all share exactly the same ideas. But this continent was built around certain ideas about protection of life and protection of dignity and liberty and democracy. And we're just simply abandoning these ideas because they don't suit our budgets
or they don't suit a mainstream narrative. It's up to citizens to vote a certain way, it's up to politicians to do certain things. I agree with you, and each individual has to look at it, you know, also on a personal values level. Assolutamente, per concludere, così rispondo anche alla domanda che è stata rivolta prima, credo che il modo migliore perché i nostri figli e i nostri nipoti abbiano coscienza di questo è esattamente quello di continuare a raccontare queste storie e di andare a raccontare sul campo. Io ho la fortuna di occuparmi anche della parte politica, essendo corrispondente da Bruxelles, ma ho iniziato ad occuparmene con un altro occhio quando ho visto che cosa succedeva in campi come Calais, a Dunkerque, o quando ancora di più sono potuta andare in Grecia, indipendentemente dalle mie cose lavorative, ma l'ho fatto personalmente per andare a vedere. Allora, soltanto quando lo vedi lo puoi raccontare bene, e quando lo racconti bene, secondo me, riesce ancora ad avere un impatto. E vorrei tornare sul fatto migranti e rifugiati. Io personalmente trovo che invece sia importante fare una differenza nel racconto, esattamente perché l'opinione pubblica è molto divisa su questo tema. Allora, però viene un po' universalmente accettato che quando qualcuno sta scappando da una guerra, persino il partito a cui faceva riferimento Alessandro prima ha riconosciuto questo, no? Quando si sta scappando da una guerra non si possono chiudere le porte, bisogna accogliere queste persone anche perché abbiamo una responsabilità storica a riguardo. Quindi fare una differenza per iniziare a far capire il concetto che poi alla fine queste persone, come diceva Mattina, sono tutte come noi, hanno i nostri stessi problemi, hanno dei figli che hanno le nostre angosce dei nostri figli, è molto importante iniziare a farlo, almeno nel mio piccolo io provo, parlando prima di rifugiati e poi facendo venire di conseguenza anche la questione dei migranti, ma comunque farlo sempre. E grazie anche a queste persone che lo fanno quotidianamente. Grazie al Facial Giornalismo, a Chris e ad Arianna, a Mattina, Alessandro e ad Aris.